Signora, lei è una pendolare regolare della Roma Lido? Sì, assolutamente sì. Lo prendo tutte le mattine per andare a lavoro. Spesso, e purtroppo non volentieri per me, salta le corse, cambia gli orari senza preavviso. Spesso c'è qualcuno che si sente male da lì, si rallenta tutto e non ci sono mezzi di superficie in sostituzione. Basta anche solo una corsa che salta e veramente sono pieni, stracolmi, non si riesce neanche a salire. E noi la mattina non sappiamo mai quello che ci aspetta. Dentro la galleria di Porta San Paolo, la sera, siamo scesi tutti in galleria e a piedi siamo ritornati a piedi alla stazione alle banchine di Porta San Paolo perché non erano in grado di dare nessun tipo di supporto. Il servizio è pessimo, anche perché d'estate i treni sono completamente privi d'aria condizionata, se non alcuni. Sono spesso fermi a piramide, al capolinea, sotto il sole. L'inverno siamo costipati perché praticamente siamo tutti stipati dentro questo vagone con le scuole. Il nostro viaggio sulla Roma Lido comincia la mattina presto, alla stazione d'arrivo, quella di Roma San Paolo. Percorriamo la linea a ritroso. Sono poco più di 28 chilometri con 13 stazioni. Dovrebbero essere sufficienti 30 minuti a percorrerli, ma il viaggio, che ogni giorno compiono in media 50.000 pendolari, è costellato da ostacoli. A partire dalle stazioni, come quella di Castelfusano, che a fine novembre di notte è stata presa d'assalto e vandalizzata. Pesano i tagli alla vigilanza, le macchine dei biglietti sono state distrutte, la sala d'attesa è senza luce. E dopo un giorno di maltempo sono tante le stazioni in cui piove dentro, lungo le pensiline come la stazione di Ostia Antica o Acilia. Qui, come a San Paolo, anche gli ascensori non funzionano, a Casal Bernocchi le scale mobili sono rotte. Infine, saltano le corse e la linea durante le fasce orarie dalle 6.30 alle 9 e dalle 17 alle 19.30 è sovraffollata. Lo denuncia chiaramente il Comitato Pendolari della Roma Lido sul blog e sul profilo Facebook e Twitter. Li abbiamo incontrati. Io la prendo da una decina di anni, grosso modo il peggioramento c'è stato, progressivo nel tempo, fino al picco del 2015-2016, poi grazie anche, diciamo, un po' anche alla nostra azione e all'opinione pubblica si è avuto qualche leggero miglioramento, però insufficiente perché fondamentalmente buona parte dei treni che viaggiano su questa linea sono inadatti e quindi si rompono con una facilità estrema, sono quelli che arrivano dal giubileo del 2000, quindi i treni del 99, cioè hanno ormai quasi 20 anni, con difetti congeniti e quindi di fatto quelli che funzionano oggi sul parco treni che in teoria è di 20 treni, oggi quelli veri che, su cui possiamo contare sono 8, che sono questi più nuovi che sono arrivati dalla linea B, questi CAF. Io faccio il pendolare dal 1997, quando ho iniziato l'università e andavo da San Pietro in Vincoli tutti i giorni. Non posso non notare un peggioramento comunque del servizio. Sono successe tante cose, tanti episodi di cui si è sentito parlare, nel senso che una volta un treno che si fermò dopo Ostia Antica e siamo rimasti nell'imbarazzo di vedere gli addetti ATAC che non sapevano cosa farci fare. A un certo punto è arrivato un CAF che si è affiancato e i macchinisti pensavano di poter far passare le persone con una passerella mobile tra una cabina di guida e un'altra in maniera tale da far trasbordare le persone senza farle scendere sui binari. Un'improvvisazione totale. Un attimo, sta salendo! Ci sono dei rallentamenti su questa linea, da che cosa sono dovuti? Uno, tra poco lo vedremo, è dovuto alla presenza del cantiere di Acilia Sud, che è un capitolo molto triste di questa linea, perché è una stazione che è promessa da decenni, da almeno un decennio, e che i cui lavori vanno avanti ormai da 2 anni, ma sono stati promessi già nel 2012, sono state fatte conferenze in cui si lanciavano alla grande questi lavori. Adesso passeremo, i lavori sono, sì, a un buon stato di avanzamento, saranno un 60-70%,
però il cantiere è bloccato e i lavori che dovevano finire nel maggio del 2017 sono assolutamente sospesi e non si sa quando finiranno. E l'altro rallentamento? L'altro rallentamento lo vedremo in prossimità di Vitigna, non si sa assolutamente quale sia il motivo. In maniera non ufficiale gira voce che ci siano problemi sulla linea aerea, quindi sulla linea elettrica. La regione è proprietaria della linea, quindi di tutto, stazioni, infrastrutture e quant'altro. Il comune è proprietario dei treni, ATAC, che è un'azienda del comune, gestisce il servizio. Ci troviamo di fronte a tre soggetti che sempre, non qualche volta sempre, si rimpallano le responsabilità. Noi l'abbiamo chiamato il triangolo delle Bermuda perché noi stiamo in mezzo e quando li vediamo tutti e tre insieme riusciamo, come dire, a metterli in difficoltà. Quando li incontriamo invece singolarmente, questi rispondono: no, ma non è colpa nostra, è colpa di quell'altro che non ha fatto questo, noi faremmo, però, e così via. Allora, serve davvero che qualcuno mette mano al portafoglio, e qui servono investimenti per centinaia di milioni. Vanno comprati i treni nuovi, va ristrutturata la linea che è vecchia, tanto è vero che il macchinista è affiancato dal capotreno perché si viaggia a vista, non c'è l'agente unico come metropolitana, in cabina ci sono due persone, e questa cosa va da sé, che comporta un esborso finanziario che però nessuno pare intenzionato a fare, al di là delle chiacchiere. In mancanza di finanziamenti, di questa roba qua, la linea è questa che è destinata a degradare. Oggi siamo qui alla stazione di Tordivalle, che vedete è l'emblema, può essere l'emblema di Roma. Un cantiere fermo ormai da quest'estate, da giugno, quasi sei mesi. Un'opera che doveva, come dire, concludersi, questa e quella di Acilia Sud, in 20 mesi. Nel 2014 cominciano i primi lavori, si sono interrotti tre o quattro volte per mancanza di pagamenti alla ditta da parte di ATAC. Su questa linea alcuni anni fa viaggiavano 100.000 passeggeri ogni giorno, più che sull'alta velocità a Roma-Milano, come se l'intera città di Ancona fosse in transito. Ma il numero è calato negli ultimi anni per il disservizio. La speranza di molti tra i pendolari è che la Roma Lido si trasformi in una vera e propria metropolitana. In questa direzione va una proposta presentata da RATP, l'azienda del trasporto pubblico di Parigi, su cui ancora oggi è in corso un confronto con la Regione Lazio. Intanto, il governo ha stanziato 180 milioni, ma ancora non si sa a quali interventi verranno destinati. Sempre a Tordivalle abbiamo incontrato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. L'associazione, da anni ormai, assegna alla Roma Lido il premio Caronte come peggiore viaggio ferroviario del Lazio. Sulla linea incombe anche il progetto dello stadio. Tra qualche anno, andando in porto il progetto di Tordivalle, che non è uno stadio, ma è uno stadio insieme a un intero quartiere direzionale, quindi uffici, la portata di questi treni dovrebbe avere almeno una rigenerazione, almeno una riqualificazione, almeno questo treno dovrebbe diventare una metropolitana, perché non è assurdo che questo treno passi ogni quarto d'ora, 20 minuti anche nelle ore di punta. È la linea ferroviaria più frequentata d'Italia in assoluto, dovremmo curarla meglio, ci sono treni che si rompono, treni che spariscono, vetture che non si sa che fine fanno. Inoltre su questo tracciato ferroviario c'è addirittura una stazione fantasma, cioè è nato un quartiere che si chiama il Torino Mezzocammino, che è nato negli ultimi anni fuori dal grande raccordo anulare, però nel rito di urbanizzazione doveva essere costruita una stazione che lì, in quel posto doveva essere fatta, non c'è. Possiamo andare a vederla? Andiamo a vederla. Questo è assurdo, questo è tutto un quartiere che peraltro non è un quartiere popolare questo, no. È un quartiere serio, no. Impegnativo, sì. non economico, gira intorno, sì. Devi uscire a Viale Pechino, che dovrebbe essere questa, che tanto è quella là. Qua. Cioè, con tutto che quale case costano un occhio della testa al metro quadro, sono riusciti a creare un contesto per cui il binario ci sta e il treno no. E di questo parlavo. Questo è il casale antico, l'asilo moderno. Qui sembra tutto pronto in realtà. C'è un parcheggio vuoto? Sì, un parcheggio nuovo, vuoto, c'è tutto pronto, c'è una strada che ci arriva per le persone,
e ci manca soltanto la stazione. Qui doveva venire una stazione già pagata con 2 milioni in oneri di urbanizzazione dopo la costruzione di questo quartiere che è ancora in costruzione, e la stazione non sta da nessuna parte perché per questioni burocratiche il Comune di Roma non riesce a bypassare i problemi e a costruire un servizio per l'intero quartiere dove già abitano 12.000 persone, 12.000 cittadini di Roma che non hanno alcun servizio pubblico a parte un autobus che passa in maniera un po' naif una volta ogni mezz'ora. Questa stazione sarebbe stata di servizio anche per altri quartieri che stanno più ad ovest, ad est, che sono il quartiere di Spinaceto, il quartiere di Tordecenci, e invece i treni passano e non si fermano. Lo specchio di quello che succede in questa città. Si costruisce, si fanno case, abbiamo un patrimonio immobiliare abbandonato, infinito, e continuiamo a costruire quartieri. Si fanno quartieri molto belli anche, si paga per costruire anche stazioni, e invece siamo nel deserto. Qui dovremmo immaginare un asilo nido aperto, automobili, persone che a piedi vengono dal quartiere a prendere il treno, un treno che funziona, una città moderna, e invece ci è toccato questo. Assolutamente l'aumento dei treni con aria condizionata e riscaldamenti. Il nuovo gestore abbia un contratto che sia vincolante, che lo vincoli a pagare penali se non fa funzionare i treni, che lo vincoli a mettere delle garanzie in maniera tale che se non fa quello che deve può intervenire la regione e far fare lei con i soldi che dà il privato, che danno le garanzie, può far fare questi lavori, e che quindi sia effettivamente un contratto che può funzionare. La puntualità e l'efficienza dei mezzi di superficie di trasporto, in secondo luogo anche la pulizia, e in terzo luogo fare qualcosa di più anche per le persone. Investimenti su questa linea veri, seri, servono, si sa anche di quanti soldi stiamo parlando. Un rinnovamento, non vorrei usare termini più pesanti, di tutto il management, un azzeramento e un rinnovamento di tutto il management di ATAC, maggiori controlli di regione e comune sulla gestione di questa roba, perché va detto anche che c'è un altro pericolo grandissimo che incombe su tutta la linea e si chiama stadio e business park a Tordivalle. Questa cosa qua sarà la mazzata finale.